chiesto di intervenire il consigliere Abate, prego, ne ha facoltà. Allora, parto da un presupposto che l'università è uno strumento fondamentale per far crescere il territorio. Delle realtà riguardanti altri comuni italiani hanno davvero svoltato, hanno avuto una svolta epocale, oserei dire, e quindi la stessa cosa si auspica per la nostra città. Ma questo è un annuncio. Io voterò a favore del provvedimento perché nel momento in cui si deve far crescere un territorio, si deve farlo progredire dal punto di vista della crescita culturale, l'università è prioritaria. Però c'è anche da dire che parlare a Taranto di università, purtroppo, sottolineo purtroppo, è un qualcosa di estremamente riduttivo. Riduttivo perché parliamo di una realtà, quella di Taranto, dal punto di vista universitaria, come dire, subordinata, schiava, tra virgolette, di Bari. Infatti, anche visivamente, basta che andiamo proprio lì, alla facoltà di medicina e chirurgia, leggiamo Università di Bari e poi sotto la menzione di Taranto. Noi vogliamo, non vorremmo, l'Università di Taranto, autonoma, senza alcuna gemmazione. Abbiamo visto anche negli ultimi tempi come purtroppo l'offerta di medicina è stata molto ma molto carente, e questa la dice lunga sullo stato di asservimento di questa città nei confronti dell'amministrazione regionale. Abbiamo visto che non c'erano i fondi per pagare i docenti, abbiamo visto che le aule erano particolarmente piccole e anguste, tali da non consentire le lezioni, le regolari lezioni, e tali da costringere gli studenti molte volte, purtroppo, per esigenze logistiche, a seguire online appunto il corso, l'andamento delle lezioni. Una Taranto che deve essere autonoma anche dal punto di vista universitario, ma purtroppo non ci affrancheremo da questa schiavitù di Bari, dal sindaco padrone emiliano, bene, io penso che purtroppo le nostre saranno solo dichiarazioni di intenti, buona volontà da parte di tutti, però alla fine, ripeto, il problema è che Taranto deve essere a sé stante, deve essere autonoma. Non vogliamo contentini, non vogliamo zuccherini, non vogliamo pannicelli caldi. Una amministrazione, quella di Taranto, comunale di Taranto, qui ovviamente il discorso universitario è molto più ampio, che il rapporto con Bari. Dicevo, una sudditanza, un servilismo nei confronti di Bari. Il vero padrone, tra virgolette, di Taranto, padrone, quello che fa il bello e il cattivo tempo, si chiama Michele Emiliano, sindaco di Puglia, sindaco di Taranto. Passatemi questa espressione, sindaco di Puglia e sindaco di Taranto. Al di là delle omogeneità politiche che ci sono, centrosinistra a Taranto e centrodestra in Regione Puglia, poco conta questo. Un'amministrazione deve avere il coraggio di rivendicare il suo sacrosanto diritto a battere i pugni e a far sì che Taranto abbia la sua autonomia, la sua dignità, senza dipendere, ripeto, dai lacci e lacciuoli baresi. Io, e concludo l'intervento, Presidente e colleghi, consiglieri, a me piace, quando parlo, essere ascoltato, così come ho il rispetto nei confronti di chi parla e lo ascolto. Per tutto il mio intervento, purtroppo, lo dico con amarezza, abbiamo visto il sindaco che chattava al telefonino. È libero di farlo, non c'è un regolamento che vieti di chattare, Presidente, però è anche una questione, sindaco, di
rispetto, no? Di dignità, di ascoltare gli altri. Poi esiste il gioco democratico maggioranza-opposizione, ma giocare al chattare, ecco, stare al telefonino mentre un consigliere parla è un atto di mancato rispetto, è umano e istituzionale.